dottore ha detto che mi ha aggiustato, mi ha rifatto nuovo e che potrò fare ancora quello che mi piace, sempre, sempre in qualche squadra che mi dà possibilità. Così Zeman nella prima uscita pubblica dopo la delicata operazione dello scorso 19 febbraio. L'affetto ricevuto è stato enorme. A Spoltore il boemo si è presentato in splendida forma all'evento 4-3-3, il gioco di Zeman, titolo emblematico per un personaggio fortemente divisivo, ma autentico totem di uno stile non solo di calcio ma anche di comportamento impossibile da emulare. Tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che mi seguono ancora. Naturalmente non poteva mancare un giudizio sul momento che attraversa quella che è stata fino ad un mese fa la sua squadra e sul passaggio alla difesa 3 deciso nell'ultimo match di campionato contro la Carrarese dal suo vice Giovanni Bucaro. Ma visto gli ultimi risultati penso che si doveva fare qualche cosa di diverso, anche se la squadra è stata costruita per fare 4-3-3. Visto che i risultati non venivano, è giusto provare a cambiare qualche cosa, anche se poi penso che il miglior momento della squadra è uscito con 4-3-3 alla fine della partita. Il Bucaro lo sento ogni tanto, i ragazzi non li sento, però ci auguro di poter riprendersi e di far vedere qualità che secondo me hanno. Purtroppo io me lo immaginavo diverso quest'anno, visto che ci siamo lasciati con 20.000 spettatori contro Foggia e quest'anno non l'abbiamo mai trovati dall'inizio, praticamente all'inizio non abbiamo fatto 19 punti in 7 partite, lo stesso non si muovevano, peccato perché la piazza visto Catania dove vengono 15.000 ogni domenica, qua non succede. Peccato per pescare a calcio e per pescare a città.